Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale e felice anno nuovo. Quasi, o va o è già... Non lo so. Ok, vabbè, non si sa. Ragazzi, bentornati all'interno di un fantastico video. Oggi reagiremo a uno scherzo, delle Iene. Un po' che non facciamo scherzi, eh? Un po' che non facciamo scherzi, non delle Iene, perché è di scherzi a parte. E la vittima di oggi, di questo scherzo, è Giuseppe Cruciani. Grandissimo. Giuseppe Cruciani, per chi non lo conoscesse, conduce La Zanzara, che di base è una radio, giusto? Sì. Poi è diventato anche il podcast social italiano più ascoltato. Sì. Sì, se non sbaglio sì, anche su Spotify è sempre in alto, in classifica. E poi lui è un, come si dice, come si chiama? Un opinionista? Sì, non c'è anche nelle programmi sportivi. Ah, mi sì, ricordo Controcampo. Ah, c'era? Sì. Io non mi ricordo. Io sì, non mi ricordo. Io l'ho seguito solo sulla Zanzara e basta. Magari andava anche ospite da Barbara D'Urso. Ah, sì, ogni tanto magari in qualche salottino, cose del genere. Opinionista? Sì, opinionista, ci sta. Vorresti fare l'opinionista nella vita? Io sì, vorrei dare opinioni. Venendo pagato. Cazzo, me ne frega. Tanto puoi dire quello che vuoi, devi solo dire la tua opinione. Esatto, devi dire la tua. Devi dire la tua, ovviamente devi saper parlare tutto quanto, non è banale, però ci sta, figa come cosa. E vediamo che cosa gli hanno fatto. Questo scherzo è di un po' di anni fa, tipo 5 anni fa, 2018 se non sbaglio. E lui secondo me potrebbe essere la vittima perfetta di uno scherzo. Sì, è abbastanza uno che... Sì, è un po' fuori dagli schemi, fuori dalle righe. Oh! Buona visione e buona visione a voi ragazzi, se sapeste cosa ha ricevuto Dadda per Natale, una macchina che forse vi faremo vedere. Ma c'è... Vai, finisci. Cosa? Stai dicendo? No, dimmi. C'era già La Zanzara nel 2018. Sai che non lo so? Beh, penso di sì, dai. Sì. È da anni che esiste questa cosa. È una legge della fisica. Due poli opposti si attraggono, due identici si respingono. E per questo, per la vittima dello scherzo che state per vedere, abbiamo cercato il suo opposto. Intanto iniziamo a presentarvi il primo di questa strana coppia. Si chiama Giuseppe Cruciani. Ragazzi, con noi in studio stasera un grande ospite, Davide Parenzo! Eccoci. Esisteva già, quindi, se non immagini di repertorio, o è una cosa diversa questa? Come era Radio 24, cioè non era proprio La Zanzara. Ma secondo me La Zanzara è il nome... Della sua... Sì, della trasmissione, però era già dentro la radio. Allora sì. È il conduttore della Zanzara, un programma... Dobbiamo solo aspettare, Daniele. Aspettare. Ma radiofonico molto seguito la sera. Cruciani è un personaggio un po' borderline. Comunque a quel tempo, magari andava già tantissimo, però... Questo riscontro social che ha avuto ultimamente, chiamando anche persone come Nevio, Filippo Champagne, brasiliano, gli ha portato tanta audience, secondo me. Magari anche di ragazzi più giovani che tendenzialmente non ascoltavano la radio, sì. Ci sta. Ho un coniglio meraviglioso. Non è vero? Sì. Ho un coniglio. Vivo. Ma che vivo, morto. C'ha ancora l'occhio. No, e ha una sua linea anche. Ma questa cosa è io l'ho vista con l'hamburger, questa cosa qua. No, con il coniglio. Ultimamente l'ha fatta tipo con una che è vegetariana, gli ha mangiato l'hamburger davanti. Quel coniglio è ancora un po' troppo. Sì, un po' troppo. L'abbiamo già visto furioso, sopra le righe. E parlando con la sua fidanzata abbiamo scoperto che non è neanche geloso. Reprime la cosa perché chiaramente lui deve fare in tutto e per tutto. Non ti ha mai fatto una scenata? No. Che voglia di fargli uno scherzo? No, sì. Non so se attualmente sta ancora con questa persona. Nel dubbio chiediamo scusa perché, però... In che senso chiediamo scusa? Chiediamo scusa nel senso che magari in questo momento ha un'altra compagna, non lo so. Ah, capito? Scusa. Sì, a tutti. A tutti, esatto. E allora lo costringeremo a passare del tempo col suo opposto, il polo positivo, appunto. Ma vai a fare in culo, va. Christian. Quanti anni hai, Christian? 8 e mezzo per la precisione. Gli fai gli scherzi? Sì. È quello che dovrei fare per lui. Che un bambino, usando attenzione, si fa interessante la cosa, vediamo come lo metteranno in difficoltà. Con una scusa ti faremo stare a casa di un signore famoso. Sarai autorizzato a rompergli le scatole. Ok. Christian è disponibile, ma a noi serve un vero rompiscatole. E allora facciamo una prova con un nostro attore. Che odore strano che c'è. Ti sei lavato? Sì. Lui, tra l'altro... Il bambino o... No, ragazzo, mi sfugge il nome, ma è uno che fa anche gli scherzi con i The Show. Ah, ok. Perché puzzi?
È perfetto. Secondo te Giuseppe Cruciani davanti a un bambino si intenerisce o no, continua su quella? Perché non bisogna vedere cosa gli dice. Infatti. Secondo me gli risponde comunque. Non ne frega un cazzo. Chiamo in casa un precisino che gli controllerà le cose. Ecco il bagno, i lavandini incrostati dove l'acqua esce poco. Lo scarico del bagno, anche quello è mezzo rotto perché lui giustamente si vanta di non lavarsi mai. Quindi usa poco questi strumenti che tutti noi invece utilizziamo. Io non lo sapevo. No? Si vanta pure? Sì, lui dice che si lava... Perché? Una volta neanche a settimana. E perché? C'è una motivazione dietro? Tipo stile, sai che anche Brad Pitt... Sì, Johnny Depp lì. Sì, anche. O Brad Pitt e Johnny Depp. Sì. Ma anche diceva proprio anche le mutande, io le cambio una volta ogni... Non so cosa aveva detto, 5 giorni... Che schifo! Chi può accendere le microcamere? La fidanzata! Un breve corso da spia ed è pronta. Già che ci siamo, sostituiamo un quadro che lo raffigura, fatto da un artista, con una copia. Christian starà delle ore in casa. Non si vede, Ma anche il libro, hai visto? Hanno preso lo stesso libro? Sì, hanno preso lo stesso libro, così uno non si sospettisce. Stai attento, Daniele, che qua le cose Maya, secondo me... Ma quello è impossibile. Vedremo. Gli occhi di quella roba là. C'è la telecamera? Dentro il bonsai gli hanno messo le videocamere. Abbiamo bisogno di poter comunicare con lui e vedere tutto quello che fa senza farci beccare. Per questo gli abbiamo dato un cellulare hackerato, cioè sotto controllo, per monitorare la situazione e mandargli dei messaggi. Comunque queste cose veramente possono fartele, chi? Cioè, se lo fanno quelli che organizzano gli scherzi, voglio dire, figurati i criminali. Ah, quello queste sì. Cose. Quel bambino apparentemente innocente è stato scelto fra centinaia di delinquenti. Attenzione! È stato un casting difficile e spietato, anche perché lo scherzo che state per vedere è tutto nelle sue mani. Nel senso, se Christian sbaglia qualcosa, la copertura salta. La sua nobile... Guarda che tutto su un bambino può saltarti veramente da un momento all'altro. Che cazzo ne sai cosa gli passa per la testa? E come fa a finire a casa sua il bambino? Non lo so, infatti, voglio capire sta roba. Eleonora, come stabilito, accende le telecamere in casa. Mette ansia sta roba, mi è data. Veramente. Ci sono 3 cose che ti devi ricordare. Okay. Lo devi sempre chiamare per cognome. Fai una prova? Buongiorno, Cruciani. Va bene? C'è una cosa a cui lui tiene tantissimo in quella casa. Un quadro con la sua foto. Al momento giusto noi te lo diremo. Tu prendi i pennarelli e gli disegni sul quadro. Okay. Bellissimo così, Dai, dai! L'ultima cosa, Cri, quando lo saluti, dato che probabilmente l'avrai fatto arrabbiare, sì. Lo abbracci e non lo molli più. Mm-hmm. Sei carico? Sì. Dubbi? Sono pronto. Secondo me Giuseppe Cruciani è proprio uno che odia l'affetto. Mi dà proprio l'idea di uno che ti respinge. La fidanzata di Cruciani tutti i martedì esce per andare in palestra alle 7 del mattino, mentre Giuseppe... Dedizione, Dalda. A 6.50. Alle Madonna. 6.50 esce. Neanche io quando... Quando lavoravi seriamente. Il magazzino, quando andavo alle 7 e quando lavoravi seriamente. Sì, andavi prima di lavoro, a volte. Sì, quando un pomeriggio non sapevo che non ci potevo andare. Peppe è ancora a letto. Per giustificare quello che succederà, Eleonora il giorno prima ha detto a Giuseppe che lei dovrà tenere con sé il figlio di un'amica, Paola. Per questo, appena uscita, scrive un biglietto dove spiega che Christian è arrivato prima, perché la madre ha avuto un'emergenza. Ah, dai, è credibile come cosa. Le ultime istruzioni al nostro unico attore e partiamo. Tocca al lupo, dai. Il bambino è tranquillissimo, come se fosse nulla fosse. Quindi lui non sa che è in casa. Sta dormendo. Lui sta dormendo, quindi non sa minimamente che c'è un bambino in casa. Christian, appena entrato, come da istruzioni, sposta la bottiglia che copriva la visuale di una telecamera. Bravo! E poi, una volta rimasto solo, aspetta sul divano il risveglio di Cruciani. Ma che cazzo pensa lui? Si incazza subito. Ora di attesa chiede nostre notizie. Siete visti? Siamo pronti! Alle 8.15 inizia la prima sitcom girata in candid camera. Vi presentiamo Beppe e Cri. Figo con la sigla così. Bene così, Vabbè, tutti scorreggiamo. Appena sveglio da un secondo. Ciao, Cruciani. Sì. Ma che te lascio qua? Ascolta un messaggio. Rimane mutante come se nulla fosse. Oh,
neanche un bambino l'ha fatto sciogliere. Sai, ma che casa piccola che hai? Ma non puoi comprarti una casa più grande? Lo so, però c'è il terrazzo, sai? Adesso è difficile da trovare. Luciani, ma questi libri sono troppo in disordine, come fai a leggerli? Infatti non ce l'ho letto. Tanto starà insultando la fidanzata per messaggio. Sicuro, sicuro, figurati, è proprio scazzato. Vado un attimo in bagno. Vabbè. È qua? Sì. Luciani, è pisciato fuori dal vaso! Mamma mia, quanto è sporco questo bagno, Luciani! Sarà veramente così, dato... No, vabbè, che c'è che vivi con la fidanzata, quindi magari... Luciani, mi aiuti a fare i compiti? Sì. Calcolando che un extra comunitario... Non ci credo! Il problema sugli immigrati... Quanto avrà speso la comunità se l'extra comunitario viene rimpatriato dopo 5 giorni? Ho capito, ma hai ragione però. Lascio solo io, basta. Allora, un signore... Attenzione, sta già perdendo il controllo. 5 giorni qua, in queste caselle. Ognuno di queste caselle costa 35 euro al giorno. Alla fine del quinto giorno, via, rimpatriato. Viene riportato al suo paese, quindi sì, aggiungi, quanto ha speso la comunità alla fine di questi 5 giorni? Che viene da fare? 5? Per 5? Che fa? Dai, mettete a fare. 200. No, di più. Di più! Come di più? Di più! Vabbè, dai, è stato bravo a spiegarglielo così, ci sta. Chi non può dire il proprio figlio di essere sua madre? Sì, mi chiamare Mario. Non so che ci ha fatto il mio dinello in più la sera. Che cazzo queste tematiche così? Luciani, dai, sforzati, sei scarsissimo. Non vuol dire per bambini. Perdona. Chi non può dire il proprio figlio di essere sua madre? Il padre? Il padre? Qual è la risposta? La prostituta. Una prostituta. Non ci credo. Beh, però ci sta. Cioè, no, sarebbe una battuta. Non ci credo che l'ha detto. Non ci credo, Dada. Il padre. È veramente il padre. Ma lui è la prostituta. Ma questo sei tu? Quale? Quello tu? Non ci credo. Non si è ancora accorto. Non si è ancora accorto. Però non è quello che hanno sostituito così. Sì, che... ovvio. Ho capito, ma se lui va lì a vederlo si accorge. Oh, ma che sei matto, sei? Ma perché fai queste cose qua? Ma quello è un quadro che sta là. Perché mi sembra proprio. Ma no, ma ho capito, ma dimmi, quello è un quadro che sta là da 10 anni. Anche a me. È stato anche bravo. Sì, a me sarebbero girati molto di più i coglioni, probabilmente. Ma scusa, ma chi da. Ma perché fa queste cose? Me lo dipingi col coso, mi ci metti sopra la penna, il coso. Io non lo so, cancellami questa roba, come si cancella adesso? Penso con l'acqua, un pochino d'acqua e si cancella. È incazzato, di brutto. Ma non è un gioco quella roba, è un quadro, non è un gioco. Non è un gioco, no. Non ci credo col fazzoletto. Mi dispiace. Ma no, ma come ti dispiace? Ma hai fatto col pennarello, mi hai messo un quadro col pennarello. Ma che vuol dire mi dispiace? Ma come ti viene in mente di prendere un pennarello e metterti su a dipingere un quadro? Tu come avresti gestito questa situazione? Non è semplice. No. Hai un bambino che non è il tuo figlio, comunque, che non conosci nemmeno magari la famiglia e tutto, però ti dipinge... Il quadro preferito. Che è lì da 10 anni e qualche bestemmia la tiri. A casa di persone, io non lo so, veramente una cosa pazzesca, guarda. Cioè, non è che c'hai 3 anni, c'hai 7 anni, 8 anni, ti metti a dipingere un quadro mio, in casa. Ma come ti viene in mente un quadro attaccato, di prendere il pennarello e scrivere? Come ti viene in mente? Avevo un'ispirazione. Ma dai, su, ma che ispirazione, ma che vuol dire l'ispirazione? Sono senza parole, guarda. Che scena incredibile. Ma perché non è diventato virale sta cosa? Cioè, è stra divertente comunque. Non sei manco accorto che è il quadro finto comunque. No.
Non sai, mi vuoi studiare con i baffi? Ah dai, su, per favore, dai, per favore, non parlare nemmeno perché, guarda, cioè, veramente diventa una beffa, guarda. Ah no! Cosa? Non c'erano le telecamere nel quadro, l'hanno solo sostituito per fare questo scherzo. Ah, dici? Sì, non hai visto che non c'è neanche mai stata un'apertura del... Io pensavo l'avessero messo negli occhi. Le telecamere nel libro. Sì, hanno solo sostituito il quadro per fare sta cazzata. Ma magari prendendolo in mano ti rendi conto che non è quello reale, forse. Però per me non si vede più niente. Per favore, guarda, non discutere, non voglio sentire niente. Che se la prende per tutto, che non è il mio caso. Ha rischiato qua. Perché? Perché loro gli avevano scritto digli di non fare il permaloso. Ma gli ha chiesto lui. Ho capito, ma lui doveva dire direttamente sta cosa, però gli ha chiesto cosa vuol dire permaloso. Vediamo se è un vero attore che se la cava. Sì, infatti. Che mi dice, vuol dire, allora gli dice. Allora, dici farlo. Che risponda così, un dai, un genio. Ciao. Fai la cortesia di... Che c'è? Rimediare ancora è successo. Ovviamente tutta la responsabilità è della ragazza. Ha preso il pennarello e ha fatto quella roba. Non diciamo cose allucinanti. A me non mi è mai successo. Non mi è mai successo che una persona prendesse un pennarello. È un bambino di 7 anni, che cazzo vuoi che capisca? Salisse fino a là e cominciasse senza aver detto un cazzo. È normale, va bene, è normale, d'accordo, è normale. Ciao. No, che carino. Che carino. Però non si sta lì rigido, fermo. Ciao. Madonna. Lui comunque è proprio così. Sì. Cioè non è che fa il personaggio cosa. È io così se mi fossi incazzato mi sarei intenerito. Dici? Con l'abbraccio del bambino così. Con una delle cose più importanti della tua vita rovinate. Boh, non è importante più della sua vita. Vabbè, un quadro Madonna, magari. Un narcisista parco. Ho capito, ma magari l'ha fatto qualcuno. Stiamo parlando di un quadro di 10 anni fa, quindi magari ha un valore affettivo enorme. Quello capito? Può essere. I due protagonisti non si sono più incontrati per tutto il pomeriggio, ma 8 ore dopo, mentre Beppe è in diretta, riceve una chiamata. Paolo da Bari, vai Paolo. Non ci credo, il bambino? Ciao Cristiani. Dimmi. Sono Cristian, il bambino che è venuto stamattina a casa tua. Voglio Paolo. Chi è questo qua? Silvio dalla provincia di... Silvio dalla provincia di Padova. Silvio dalla provincia di Padova. Volevo dirti che è venuto a casa tua? Silvio dalla provincia di Padova. Vuole chiudere il collegamento. Ragazzi, dillo. Non voglio parlare di queste cazzate, dai, il bambino. Cos'è sto bambino? Ah, no, mo ti spiego, Silvestro. Cosa vuol dire? Cosa hai fatto con questo bambino? Ma non ho fatto niente. Vergognati! Silvestro da Frosinone. Dici bambino, dimmi caro. Volevo dirti che sei finito su Scherzi a Parte. Silvestro da Frosinone, dai. Silvestro da Frosinone. Pronto? Cruciani, scoperto lo scherzo, è furioso. Capisce che è stato ripreso in casa, che la sua fidanzata era complice e in più il colmo è stata la telefonata durante la diretta mentre lavora. Non accetta mediazioni e non scende ad incontrare la nostra ambasciata di pace. Cazzo. Non ci posso, quindi non è neanche il quadro il problema più grande. E che è stato ripreso in casa in mutande e gli hanno interrotto la numero uno comunque. Col quadro originale in tonso. Se l'è un po' presa. Sì. Però succede. Molto. Vuoi dirgli qualcosa che magari in questo momento ti sta vedendo? Di uscire presto e calmarsi. Yeah. Perché è uno scherzo innocuo. Che carino. Ti sei divertito almeno un po' con sì. noi? Sì. Ciao. Ciao a tutti, grazie. Ciao, grazie a voi. Per quello non è andato virale, per la sua reazione. È il primo scherzo dove praticamente non abbiamo la reazione finale della vittima. Alla fine, tutti, cioè in tutti c'è la reazione. Potevano aspettarlo fino alla fine, però dai. Io sarei stato curioso di vedere. Sì, io non l'avrei detto al telefono così. No, gliel'avrei rivelato per avere proprio... Sì, o in caso. Ma magari pensavano che... Si stasse? No, che si sarebbe calmato nel momento in cui gli hanno detto guarda che il quadro è finto e sarebbe venuto giù. Invece il problema per lui era tutto...
Che personaggio comunque, eh. Vabbè, è così. Vabbè, sta. È successo bello, anche per è quello. È bello per quello, sì, nel senso. Appunto. Bello, dai, ci sta. Lo scherzo è bello comunque, sì. È bellissimo. Anche se... Cosa? Non so, perché ogni volta quelli scherzi a parte sono un po' scarichi, no? Vabbè, quello è normale. Come... Però vabbè, qua la differenza l'avrebbe fatta il personaggio in sé, non la trama dello tutto scherzo. La trama, tutto, sì. Va bene. Ragazzi, noi vi ringraziamo, vi salutiamo. Dadda, grazie. Grazie a te. E ci vediamo prestissimo, come sempre, con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego.